corso di queste puntate abbiamo imparato a conoscere meglio le attività dell'ufficio migranti di Banca Campania Centro, attività che spesso vedono coinvolto il gruppo Giovani Soci Kairos, come ci ha raccontato il presidente Antonio Abate. Come giovani soci nati da una banca di credito cooperativo quale Banca Campania Centro, siamo sempre stati sensibili alle problematiche presenti sul nostro territorio, sul territorio in cui la banca opera. E di sicuro, complice anche la posizione geografica dei nostri luoghi, una delle problematiche più forti che abbiamo avuto in questi ultimi anni è stata quella dell'inclusione dei cittadini di origine straniera. Parlo di problematiche perché spesso si vede queste persone più come un problema che come una risorsa, ma non è stato così nei territori in cui opera la banca, perché grazie anche alla lungimiranza dello scomparso presidente Silvio Petroni, che ci ha lasciato un mese fa, la nostra banca è sempre stata attenta e sensibile ai tanti cittadini stranieri presenti sul nostro territorio. Come giovani soci Kairos, noi siamo sempre stati molto sensibili a questa tematica e abbiamo organizzato tante attività. Innanzitutto grazie al sostegno della banca, che è sempre, appunto, come ho detto prima, vicina a questa tematica, ma grazie anche all'associazione Il Mondo a Colori di Fatia Chakir, che è mediatrice culturale nell'ufficio migranti di Banca Campania Centro. Tra i ricordi più belli che ho, insomma, di queste attività, di sicuro posso dire dell'attività che noi facevamo qualche anno fa con l'ufficio migranti, quando a Santa Cecilia di Eboli noi consegnammo 500 kit catarinfrangenti ai lavoratori di origine straniera che, tornando da lavoro, appunto, rischiavano di essere investiti per la scarsa illuminazione presente in quelle zone. E notavo, insomma, ricordo simpaticamente la diffidenza che inizialmente c'era tra i cattolici, potremmo dir così, quindi cittadini di religione cattolica, con invece i lavoratori stranieri che erano musulmani. E ricordo come invece a fine evento musulmani e cattolici, italiani e stranieri, hanno praticamente riso, scherzato. Insomma, è stato un momento molto forte e molto conviviale, che ci ha fatto capire che a volte siamo più portati ad erigere muri piuttosto che a costruire ponti. In ordine cronologico, invece, l'ultima attività che abbiamo fatto in collaborazione con Il Mondo a Colori e con una comunità straniera è stata quella del corridoio delle api. Abbiamo piantato la lavanda, insomma, e altre piante che favoriscono l'impollinazione delle api, e siamo stati aiutati dalla comunità SIC presente su Suolo Battipagliese. E personalmente è stata un'attività molto forte, molto formativa, un'attività che ci conferma che il discorso inclusivo non è ancora concluso e che non si concluderà mai, perché questi cittadini potranno sempre darci un arricchimento culturale, che è alla base della nostra cooperativa di credito, che è sempre stata uno degli slogan del nostro compianto presidente Silvio Petrone. Purtroppo, come ho anche detto prima, il presidente ci ha lasciato un mese fa, e proprio negli ultimi istanti della sua vita il suo ultimo pensiero era proprio per gli ultimi, era proprio per le persone che vivevano momenti di difficoltà per colpa della pandemia di coronavirus. Credo che sia doveroso per noi giovani soci, ma anche per noi soci della banca, che per 25 anni ha retto in maniera molto molto virtuosa, ricordare lo spessore morale di un uomo che riusciva ad andare oltre, di un uomo che riusciva sempre a proiettarci verso quelle che lui definiva le terre incognite, cioè queste sfide che dovevano essere affascinanti, queste sfide che dovevano seguire vie tortuose, che erano anche però le vie più belle. Ebbene, io penso che in questo caso l'eredità che ci ha lasciato il presidente è un'eredità di forte inclusione umana piuttosto che sociale, perché noi dobbiamo prima rivolgere la nostra attenzione all'uomo che ci chiede aiuto e poi vedere effettivamente se quell'uomo può essere straniero oppure italiano. Siamo tutti umani e d'altronde siamo anche tutti migranti. In ciascuno di coloro che ogni giorno attraversano il mare in cerca di speranza c'è l'immagine di Cristo che bussa alla nostra porta chiedendo di essere incontrato e assistito, chiedendo di poter sbarcare. Il messaggio di Papa Francesco a 7 anni dalla sua visita a Lampedusa rinnova il concetto di accoglienza che è alla base del processo di inclusione. Un'accoglienza legittima e tutelata che rispetti e riconosca i diritti di chi arriva in un paese straniero per costruire il proprio futuro e contribuire anche allo sviluppo di una comunità, così come la storia di Khurram e i suoi fratelli.
ospiti quest'oggi dell'attività commerciale alimentare di Curram. Ciao Curram. Ciao. Per gli amici tu ti chiami? A me chiamano le amici Nomi. Bene Nomi, allora tu sei arrivato in Italia nel 2005, giusto? Giusto. Come ti sei inserito all'interno del mondo del lavoro qui in Italia, appena arrivato? Quando io sono arrivato qua, perché è importante lingua, ho imparato un pochino, poi ho cominciato il lavoro, poi ho imparato di ancora. Poi diciamo grazie a Dio, 3 anni e 6 mesi lavorato in Honduras. Poi siamo tutti fratelli che stanno qua, io ho tratto per uno, poi abbiamo fatto un consiglio che devi fare un negozio, grazie a Dio, ho fatto là un negozio, poi abbiamo piano piano aperto il ristorante, poi ci sono, siamo tutti fratelli aiutati. Quanti fratelli siete? Siete arrivati tutti insieme qui in Italia? No. Ok, siete arrivati uno alla volta. Uno alla volta. E quanti siete in tutto? Siamo 6 fratelli. 6 fratelli. E quindi insieme ai tuoi fratelli avete aperto l'alimentare e la kebaberia. E anche un'altra attività che ti interessa personalmente. Ah, ecco. Kebabgiotteria. Come ti trovi qui a Battipaglia? Diciamo grazie a Dio sto meglio. Sono perfettamente integrati, proprio come famiglia, come nucleo familiare. Loro, oltre all'attività, quello che loro riescono a far bene è stare bene con tutte le comunità. Tu qui vedi gli indiani, i pakistani, i marocchini, i tunisini, i senegalesi, gli algerini. Tutti vengono qui sotto un unico aspetto, quello dell'amicizia. Sì, qui non esistono nazionalità diverse, sono tutti fratelli. Trovano loro che li accolgono, che spiegano, che gli danno tutte le informazioni. Anche se c'è un cibo che qua tu non trovi, tu basta che glielo chiedi a loro, loro riescono a trovare. Quello che stiamo vedendo in questo nostro viaggio insieme è che sicuramente c'è comunque un'idea di comunità, ma non solo nel senso stretto, quindi stesso paese d'origine, stessa lingua, ma proprio idea di comunità per chi arriva qui ed è nuovo nell'arrivare qui, giusto? Assolutamente. Loro cercano di dare una mano a chi viene dopo di loro, quindi quello che loro sanno, quello che loro conoscono lo mettono a disposizione di tutte le comunità, senza far nessuna distinzione. Nomi, tu qui hai famiglia? Famiglia, è sposato però stanno in Pakistan. Come mai hai deciso di non portare la famiglia qui? Diciamo che per fare la visita ci vuole tempo. Ancora noi diciamo che sistemando le cose, sì. Però quando stanno a posto ci portiamo qua. Tu hai mai avuto un sogno nel cassetto che volevi realizzare quando sei arrivato qui in Italia? Solo c'è unico la sogno sempre, sì. Che devi aiutare la famiglia, però noi anche devi aiutare in Pakistan, quello che ci sono bambini che non si vanno a scuola, devi aiutare la mia madre. Prima i miei genitori. Anche qua ci sono ragazzi qualche volta che non ci stanno per mangiare. Io ho detto prego, mangia la panina, ecco. Quello che è possibile, noi aiutare. Poi ci sono ragazzi che serve 20 euro. Quanto possibile devi aiutare. Quindi possiamo dire che Nomi qui è un vero e proprio punto di riferimento. Non tutti solo fratelli. Ecco, tutti fratelli. Più volte sono state delle difficoltà anche con i rientri delle salme. Sì. Loro non hanno creato problemi, anzi hanno di tasca loro, hanno messo una bella cifra, ma lo fanno sempre. Quindi sottolineiamo queste cose che vengono fatte col cuore, perché qui è il cuore che parla e nient'altro. Assolutamente, perché loro cercano di fare anche le raccolte per le situazioni di difficoltà. Come ha detto lui, addirittura i genitori lo facevano nel paese loro d'origine. Sì. Addirittura loro aiutavano i bambini orfani e i bambini disagiati dando delle somme, mettendo le somme. Loro stanno facendo la stessa cosa qui. Ecco. Cercano di aiutare i meno fortunati. Rispetto a tuo fratello che vive a Londra, sì. Quando parlate noti molte differenze? Non è diverso, perché che Londra chi per sono studiato e lavoro trovare molto facile. Ecco. Però lui ha anche chiesto tanto volta che tutti i fratelli stanno qua, 6 fratelli siamo qua, venite a Londra. Però il problema è questo qua, che noi quando è entrato in Italia ha imparato questa lingua, poi devi cominciare nuova vita. Certo. Da capo. Capito? Mo certo. Adesso non c'è tempo che 5 anni, 6 anni devi imparare lingua, devi cominciare una vita. Meglio la Italia, grazie a Dio. La famiglia, le cose andando bene. Anche questo però è bello, che alla fine legami familiari, anche se si vive in paesi diversi, lontani, rimangono, c'è un legame assolutamente forte e indissolubile. E mi collego a quello che ci ha detto all'inizio Nomi, l'importante è sicuramente la lingua. Ricordiamo che la lingua molte volte viene un attimino presa sotto gamba. Noi abbiamo incontrato anche Benjamin, il quale sta per iniziare un corso di lingua italiana. Capire, capirsi anche per far riferimento a persone come possono essere
essere Fatia qui a Battipaglia. Loro, avendo questa attività, hanno bisogno di parlare l'unica lingua, quella dell'italiano, per poter parlare con tutte le comunità. Certo. Sembra strano, ma adesso la lingua che li sta unendo è quella dell'italiano. Quindi è fondamentale che loro parlano bene, ed è fondamentale che anche gli altri la conoscano, perché se no non hanno modo di potersi confrontare con loro. Il nostro viaggio continua, voi rimanete collegati con noi. Ciao! Ciao! Kurama e i suoi fratelli sono un esempio positivo di ricongiungimento familiare che è andato a contribuire alla stabilità socioculturale nella comunità battipagliese, e soprattutto sono diventati dei punti di riferimento per gli altri connazionali che sono arrivati in città. Ma quali sono le pratiche e i requisiti per il ricongiungimento familiare? Ce lo spiega la dottoressa Fatia Chakir nella rubrica A metà strada. Oggi vorrei parlarvi del ricongiungimento familiare, molto importante per molti immigrati. Infatti l'immigrato di solito, una volta che ha trovato un posto di lavoro, una casa, tende a voler la sua famiglia a fianco a sé e quindi chiede il ricongiungimento familiare. Il ricongiungimento familiare si può fare per la moglie o il marito e per i figli minori. Inoltre il ricongiungimento familiare si può fare anche con i genitori, ma devono avere più di 65 anni, però bisogna avere dei requisiti. Oltre al permesso di soggiorno lungo periodo, oppure almeno di un anno, bisogna avere un alloggio idoneo, quindi tutta la certificazione dal comune di residenza dove dichiarano che l'alloggio può ospitare dei minori, oltre che il nucleo familiare, e poi le buste paghe, un contratto di lavoro, e si fa la domanda presso la prefettura di competenza. Una volta che si fa la richiesta alla prefettura, poi saranno i congiunti nel paese di origine a recarsi all'ambasciata o consolato italiano a portare tutta la documentazione necessaria per il visto. Una volta ottenuto il visto, si arriva in Italia, e questo è il ricongiungimento familiare.